La Gunpowder è spin-off del Gran Sasso Science Institute per il trasferimento tecnologico ed è un pezzo importante di un puzzle che si va definendo nell'ecosistema dell'innovazione in città. In conferenza stampa è stato presentato il percorso di crescita dell'azienda che andrà avanti e che si concretizzerà in nuovi posti di lavoro anche sull'Aquila. L'azienda che si occupa di innovazione tecnologica ha sede all'Aquila Milano ed è in procinto di aprirne una a Giulianova, partendo da un dipendente arrivato a 70 e si cercano nuove professionalità da inserire e ragazzi da formare per lasciare in città non solo un patrimonio importante. Per questo è essenziale la collaborazione con l'università e Gran Sasso Science Institute. C'è anche un interessante progetto legato alla sanità per le persone malate che non possono muoversi, una sorta di teleassistenza, tecnologia a servizio dei più fragili, insomma. La promessa, che è nei fatti, è quella di riuscire ad avere un aumento nell'innovazione, quindi anche con le ricadute nel territorio, con anche, ci aspettiamo, un buon risultato in termini di occupazione in un settore strategico come quello dell'ICT, no? Della comunicazione e della tecnologia. E questo è uno dei tasselli di un ecosistema dell'innovazione che all'Aquila, grazie anche all'Università dell'Aquila, naturalmente alle laboratorie del Gran Sasso dell'NFN, oltre che al Gran Sasso Science Institute, promette di fare dell'Aquila nel futuro, anche grazie ai fondi PNR, un centro di innovazione che si sostenga poi negli anni. Gunpowder è nata proprio con l'obiettivo di creare sul territorio e in particolare sull'Aquila posti di lavoro e quindi dare la possibilità ai ragazzi neolaureati o laureandi dell'Università dell'Aquila di poter trovare un posto di lavoro in una società informatica con forte competenze tecnologiche senza dover per forza di cose andare a Milano e Roma. Questo è il nostro modello. In conferenza stampa c'erano il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il rettore del Gran Sasso Science Institute Eugenio Coccia, il presidente di Gunpowder Alberto Cazziol, il docente del Gran Sasso Science Institute e socio di Gunpowder Michele Flammini e un altro socio Marco Secone. Il sindaco ha sottolineato come l'Aquila si collochi sempre meglio nel campo dell'innovazione, con tante iniziative portate avanti negli ultimi tempi. C'è bisogno di più giovani da inserire nel mondo del lavoro, ha detto, che vanno però accompagnati nel percorso di formazione.